Ecco ragazzi, buongiorno, eccoci qua, ecco il mio amico, vi presento Stefano, grande ristoratore di Roma che ha rilasciato più volte varie interviste sulle nostre pagine. E lui, come tante persone, ha iniziato con il metodo di Padre Pacifico, poi non ho avuto più tempo di seguirli e ha acquistato il calcolatore e adesso, da quando ha il calcolatore, fa le sue ambate mentre gestisce il suo bel ristorante. Fa le sue ambate quasi ogni stazione e non è qualcosa di irreale, è qualcosa di possibile. Sì, è possibile, ma bisogna stare attenti perché si può anche non vincere e quindi bisogna entrare nel sistema. Intanto lui riesce adesso a farle dopo ben 3 mesi dall'acquisto del calcolatore. Nei primi periodi è stato un po' in fase di ambientamento, sì, si è ambientato al calcolatore, ha capito, cioè si è dovuto affidare al calcolatore per capire quali sono le ambate che escono e quali sono i codici che danno gli stessi numeri ogni settimana, e così adesso ha individuato un suo modo di gestire il calcolatore facile, lo ha capito, lo ha interpretato e adesso ogni settimana sta dai 700 ai 1000 euro di vincite. E con questo video sono qui non per farti vedere solo questa testimonianza, che oltretutto è un amico e l'ho conosciuto direttamente appunto l'altro giorno, eccoci qui nel suo ristorante a Piazza Risorgimento, Roma, quindi bellissimo, consigliato, andateci perché è un membro di Padre Pacifico, quindi potete anche scambiarci 2 chiacchiere, ciao, sono anch'io amico di Davide, ok? Ma soprattutto perché adesso andiamo a vedere un attimo, ecco qui la firma di Totti nel suo ristorante, bellissimo, ok? Ma andiamo a vedere, quindi concentriamoci nei numeri. Che andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere, prima cosa, come una persona del nostro gruppo, è una donna, da 1200 euro di stipendio che percepisce mensilmente presso il suo lavoro, quindi una commessa di un supermercato, fa un lavoro normale, 1200 euro al mese, attualmente vuole svelarci, dopo molti mesi che è rimasta nascosta, quindi non si fa vedere, vuole svelarci in diretta come fa a vincere 1000 euro a settimana ormai da mesi con le ambate che ricava dai metodi che ha acquistato di Padre Pacifico e dal calcolatore. Quindi questa persona quindi si presterà in diretta lunedì prossimo, lunedì 31 maggio 2021 alle ore 21, terrò una Zoom dove lei in diretta racconterà la sua storia e ci svelerà come fa a calcolare le ambate con i metodi che ha e con il calcolatore e come si prepara soprattutto quando vuole giocare, cioè quello che decide di fare, la mentalità che usa, l'organizzazione che fa, l'estrazione prima, quindi il giorno prima che decide di giocare andremo a vedere come si comporta, e questa è una grande cosa, quindi vi aspetto, vi potete registrare qui adesso sotto nei commenti, c'è un link, registratevi perché oltre a partecipare a questa famosa Zoom, questa bellissima Zoom, sarà una grande serata, ok, che ho preparato, che devo preparare per voi, diciamo, per tutti, eccola qui, sarà una grande diretta dove oltre a scoprire appunto la sua storia, ecco qui, come ha fatto a vincere, questo qui 45 su Torino, eccolo qui su Torino, quindi è un numero che ha calcolato lei, non è un numero pubblico, ma è uguale, non è quello il problema. Ma andiamo a vedere come fa a vincere, soprattutto con l'occasione vi svelerò che cosa farà la versione 2 del calcolatore dei codici e come ci si può accedere, quindi grande novità, lunedì prossimo in Zoom, una Zoom serale aperta a tutti, ma bisogna registrarsi adesso, altrimenti il link non posso inviarvelo, quindi registratevi, adesso vi faccio vedere come si fa, svelerò come utilizzare il nuovo calcolatore che sta per uscire, quasi pronto, e svelerò le modalità di ingresso, saranno tutte cambiate, ma comunque sono favorevoli per tutti, ma c'è un bonus, occhio, perché chi parteciperà a questa Zoom lunedì prossimo, guardate cosa sveleremo in Zoom, quindi oltre a conoscere questa persona, oltre a capire che cosa farà il calcolatore dei codici, due, vi regalo, ecco qui, la seconda parte del metodo della ciclometria, questa volta utilizzeremo proprio la ciclometria,
la parte 2 del metodo ciclometria 5x5. Quindi lunedì sera uscirà gratis la seconda parte, che è vi aiuterà veramente, ragazzi, molto di più a prendere i numeri. Perfetto, quindi registratevi qui, vi lascio questo modulo, basta lasciare qui la mail, registrarsi, e vi arriva anche una mail che vi spiega come utilizzare Zoom. Quindi fatelo subito, perché i posti sono limitati, ok, per iscriversi a questa serata. Quindi se già riesci subito a lasciare la tua mail qui e a registrarti, riceverai il link di accesso lunedì sera prossimo, almeno 20 minuti prima, sulla tua mail, così potrai accedere in stanza. Se già per qualche giorno lo farai, già ti dico, adesso siamo più 250 persone prenotate, quindi la stanza ne contiene massimo 500, ok, quindi affrettati, perché come ben sai già siamo a metà percorso, già oggi si sono registrati 250 persone, quindi affrettati, fai subito, perché già molti sono persone che mi conoscono, quindi già mi seguono sempre in Zoom, quindi ti aspetto, ti farò conoscere, vedremo chi è questa persona che vince 1000 euro a settimana e ci dedicherà, ci condividerà con noi il suo metodo, ok? Perfetto, adesso invece andiamo a vedere cosa è successo. Andiamo a prendere il metodo della ciclometria, l'ultimo che è nato, l'ultimo nuovo. Come potete ricordarvi, avevamo due previsioni. Allora, la prima previsione era questa qui, era quella di Venezia Nazionale con 90 e 60, vi ricordate, no? Quindi penso che tutti quanti vi ricordate. Ecco qui, questa previsione è uscito il 6,60, quindi è un vertibile su Venezia, andiamo a vedere, eccolo qua. Quindi lambata 6,60, non è uscito il 90, altrimenti qui è una vincita stratosferica, ma già colpo ci ha dato questa previsione, 60, purtroppo il 6, ma purtroppo. Voi dovete sapere, ragazzi, che il vertibile è la stessa cosa del numero, è la stessa cosa, quindi tutto può accadere. Quindi è inutile girarci intorno, io ve lo dico proprio con tutto il cuore, il vertibile è la stessa cosa del numero normale. Se il numero è buono e ce l'abbiamo, devi capire qual è vertibile. Per capirlo c'è una tecnica, ma è sempre imprevedibile, perché comunque è un gioco. Ed è quello che inseriremo nella versione 2 del calcolatore, cioè ti consiglieremo proprio l'indicazione più precisa. Ma il giocatore deve sempre coprirsi la giocata, altrimenti se esce vertibile non vince. E magari dice, ma io non ce l'avevo. Oppure Davide, molti mi scrivono, non me l'hai dato, ma io non te lo devo dare. Si sa che è così, lo dico da anni, ok? Poi giustamente la mia è una scelta, ti dico, guarda, gioca 90-60, perché per farti fare, per non darti troppi numeri, ma il giocatore sa come si fa. Infatti, chi lo sa e chi segue ecco qua, chi segue le dirette, 60-90, grazie Davide, ho preso un'ambata in posizione, ok? Ad esempio, oppure chi, dove sta? Che ad esempio sa che deve giocare in un certo modo, ecco qui, 6-60, Venezia Nazionale, ha girato il numero, ma poteva anche uscire 9-90, è vero che il 90 adesso è forte, e se è fortissimo, ma il 9 è vertibile, diciamo così, quindi purtroppo è così, ragazzi, il vertibile esiste, non facciamo finta che non esiste. Poi se azzecchiamo la versione giusta in quel ciclo di estrazioni, quella previsione, azzecchiamo il numero giusto, a posto, ma l'altro comunque va messo in conto, ok? Andiamo qui, quindi la previsione che ci dava, come vedete, Venezia Nazionale era 90-60, poi c'era il 59-85, e infatti uscito 85-85, è uscito Nazionale, peccato, eccolo qua, 85 se ne va giù, peccato, se fosse andato su era un'altra bella vista. Però i numeri ci sono, questo calcolo dove l'abbiamo preso? Vi ricordate qui 85-25, quindi ricordatevi la differenza e poi la moltiplicazione, 85-25, ricordatevi, fa 60, ecco qui il 60 che veniva già dal primo calcolo, quindi il numero, i capi numero, vi ricordate, no? Il primo caponumero era 60, eccolo. Il calcolo stava qui, 18 maggio, 60. Poi 60 per 60 fa 3690, altro caponumero. Ricordate, no? Questo è il calcolo fatto in diretta venerdì, sabato, quindi. Poi c'era i meno 90, ricordatevi, eccoli qua. Poi c'erano le ricerche sulla ciclometria e poi le ricerche nella tabella 5, dove dava sempre questo 90. Infatti io ho detto, ragazzi, qui il 90 devo uscire perché lo dà 3 volte. Infatti è ancora buono per domani, martedì 25 maggio. Ok? Poi c'era, nella previsione nuova, 20 maggio, se vi ricordate bene, 20 maggio, andiamo qui, c'era, quindi di Venezia Nazionale, 63-4 fa 59, vi ricordate? 59, ecco qui, quindi già il 59, poi l'abbiamo scritto qui, il foglio l'ho conservato, 59, e poi c'era 61, ovvero 59 per 59. Poi andando a fare un controllo, si ripeteva un 59, nelle ricerche delle due tabelle, no? Quindi vi ricordate il metodo ciclometrico, dove faccio un breve riepilogo, eccolo qua, dove sta,
metodo ciclometrico, eccolo qua, dove in pratica abbiamo i capi numero, ok? Una volta che troviamo i capi numero, andiamo a utilizzare la tabella A, quindi questa, la ciclometria, e la tabella B del 5x5. Alla fine tutti i numeri messi insieme, confrontati, si prendono i maggiori, considerando i capi numero come ambate. Quindi qui era un 59, infatti l'ho scritto poi in basso, che si ripeteva due volte, ma 85 è il vertibile. Sinceramente pensavo uscisse più il 90, però questa estrazione ci ha dato Venezia 6,60, quindi è uscita lambata e si è girata su se stessa, ha fatto lambo secco. Vabbè. Difficile da prendere, non è impossibile. Poi l'altra ruota è andato l'85 su nazionale, che è il vertibile del 59. Peccato, non è andato in linea. Adesso rimane il 90 e andiamo a fare la nuova previsione. 90, Venezia nazionale, lo confermo in diretta, cioè su questo video. Quindi confermiamo questo 90 perché deve uscire assolutamente per forza, almeno si ripete, quindi uscirà. Quindi occhio al 90 e al 9 per recupero, ok? E ci abbiniamo e a vedere. Strutturiamo la previsione diretta con il metodo che vi ho regalato. Quindi se ho fatto qui il calcolo col 59, adesso lo faccio qui, considerando che mi manca 59 per 59, poi in zoom questi calcoli li vediamo bene lunedì prossimo, con la serata, ok? Cioè 61 che non è uscito. Qui adesso che ci dà? Guardate. Venezia, nazionale, 26, 23, quindi la differenza è 3. Iniziamo a scrivere la nuova previsione, cioè il calcolo. Quindi abbiamo 3. E guardate ragazzi, 3 per 3? 3 per 3 uguale 9. 0,9. E quindi abbiamo 0,3 e 0,9. Torna il 90. Ecco che ce l'abbiamo dal calcolo precedente. Ottimo, 3 per 3, 9. Spettacolare, quindi adesso si rafforza. Cavolo, si rafforza questa previsione. Ok? Quindi perfetto, abbiamo 3 e 9. Adesso andiamo a fare il calcolo, i confronti di questo metodo, molto facile. Quindi andiamo a cercare il 3 e il 9 nella ciclometria, nel file che vi ho dato. Ah, vi rimetto anche questo file oggi qui nei commenti, oltre al modulo per registrarvi alla serata Zoom gratuita di venerdì prossimo, di lunedì prossimo, scusate. Lunedì 31, eh. Cerchiamo il 3, 1, 2, 3. 3 fa 88. E 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 88, 82. Intanto li scriviamo. Quindi, i primi confronti, 82. Ah, qui abbiamo dimenticato i meno 90. Del 3, 87, 9, 81. Ricordiamoci, meno 90 come numeri indicativi. Ok, quindi 81 fa parte del 9. 87 è complemento del 3. Poi 88-82 sono le ricerche della ciclometria, adesso resta la tavola del 5. Quindi andiamo a cercare il 3 e il 9 nella tavola del 5. Il 3 porta 18-90, ancora 90, top, e il 90 e il 9 porta 90-18, guardate ragazzi, bellissimo. Questo 9 spaccherà su queste ruote. Occhio a lambada, quindi ragazzi, giocatevi lambada. Allora, quindi il 9, guardate, ricercato, porta 90-18. 18, occhio, e il 3 porta 18,90, quindi si ripete anche il 18. Non so se mi spiego, si ripete anche il meno 90 qui, quindi benissimo, 9, 18 e 18,90. Quindi guardate, qual è la previsione secondo voi su Venezia Nazionale che deve uscire da questo metodo fatto così? Ok, in attesa che vi spiego lunedì prossimo, la seconda variante gratuita, potentissima, è questa. La previsione sarà, per forza sarà 90, e mettiamoci il 3 e mettiamoci il 18, unico terno farei io. Poi ragazzi, se esce 81, 9 e 30 e ricoprite, ok? Questa è la previsione, ambata principale 90 per tutto il web, 9 recupero e qui si va a giocare quello che volete. Io preferisco ormai 9, 3 e 18 sono i più ripetuti, un po' vertibili, 18, ok, 81, 18, 0,3 potrebbe uscire anche 30, perché no? Però, quindi occhio. E poi c'è il 90, quindi i numeri sono questi qui. Due terni, dai, lambo e terno. Occhio lambetto se esce per recuperare, ma comunque lambata è 90, è 9 per recupero. Cercate di fare una scelta. Più sul numero e sul resto si va a coprire, tipo se io gioco il 90 estratto, con le posizioni che magari non è da studiare, ma chi lo sa adesso sa come fare le posizioni. Su questa boletta qui mi gioco anche l'estratto semplice per recuperare, quindi gioco ambo eterno e l'estratto per recuperare le bollette. Quindi l'estratto, anche se mi esce solo 18, ipotizziamo, prima colpo mi esce solo 30, comunque recupero quei 10 euro con l'estratto. Gioco 3 euro l'estratto,
su tre numeri, è come se da, con euro, ok, tre numeri, 3 euro estratto equivale a inserire un euro per numero, quindi a vincere 11 euro, a recuperare la spesa. Quindi utilizzo l'estratto per quello, l'estratto normale. L'estratto forte lo uso per vincere il 90, che è quello più ripetuto in assoluto dai calcoli, vedete, del 18 maggio e del 23 maggio. Ok, quindi questa è la previsione fatta in diretta. Quindi tutto confermato. Venezia Nazionale, dopodiché 23 maggio. Perfetto. 23 maggio, 3 e per 3 per 3, 9. Bellissima, eh? Io direi che è bella. Quindi previsione fatta. 9, 90. Vuoi anche uscire un ambo secco tra 9 e 90. Occhio, ragazzi. Potete anche giocare ambo ed estratto 9, 90. Punto. Tanto 9, 90 deve uscire. Si sa, su Venezia Nazionale. Se non volete spendere altri soldi sugli ambi termini, provate a fare l'ambo e l'estratto ci mettete. Però comunque privilegiate il 90 e meno il 9. Quindi non so se fate due bollette o ne fate una unica, però se fate una unica si divide la posta per tutte le due ambate, due ruote, quindi si vince di meno. Quindi strategicamente io farei Venezia Nazionale 90 da solo e poi fare un'altra bolletta, quindi fare così, guardate, vi do un bel consiglio. Io farei 90 da solo, Venezia Nazionale. Poi farei un'altra bolletta 9,90, sia Venezia, sia Nazionale insieme, quindi una bolletta con tutti i due numeri insieme, dove qui io farei sia ambo e sia estratto. Questa è quella per recupero, così se mi esce o 9,90 mi riesce, riprendo qualcosa in meno col 9, ma il 90 è quello che punga. Ok? Questo è da recupero, questo è da vittoria, questo è da copertura. Ok? Giocata da vittoria, giocata da copertura. Poi l'ambo o il terno lo vado a scegliere qui, 93, 18, 30. Benissimo? Questa è una bella previsione. Dopodiché, quindi scrivetela, previsione con il metodo della ciclometria del 5x5, dove sta? Eccolo qua. Con questo metodo qui che vi ho regalato. Dopodiché avevamo questa previsione qui, la riprendiamo un attimo, che è ancora in gioco. Questa è quella con il calcolatore. 46, 42, Milano-Napoli, ambo ambate principali, più su Milano 46, più su Napoli, chi sta seguendo questa, continui, si va a coprire col 24-64, ok? Coprire vuol dire ambo è estratto per coprirsi, le giocate che adesso si va al secondo colpo, quindi la spesa si aggiunge e bisogna coprire il totale spesa, ok? Queste sono le ambate così, se poi esce l'ambata dritta, ok? Ma anche qui devo uscire, questa è una previsione fatta bene con tutto il calcolatore. Quindi come vedete sono due sistemi diversi, tutto funziona, ma il calcolatore già ci dà subito i dati, invece nell'altro sistema bisogna studiarli e accorparli. Invece adesso vediamo, quindi come ha fatto la nostra amica a vincere 1000 euro, ma io vi dico ho piena la chat con lei di queste ambate, quindi adesso lei si mette a disposizione nostra perché ci farà vedere come fa, ma io so come fa, ma lei lo mette a disposizione vostra. Gratis, vi fa vedere come si fa a vincere, vi dà anche delle dritte e come fa lei a vincere, che questo è un valore più importante, ragazzi, di come vincere, perché vi fa vedere come fa. E qui che abbiamo, volevo farvi vedere, niente, abbiamo detto tutto. Ok, allora ragazzi, qui abbiamo due previsioni, Venezia Nazionale 9,90, ok? Quindi scegliete bene cosa volete fare, seguire questa o quella del calcolatore, sono tutte due pubbliche. Se invece volete, ecco qua, se invece volete capire, allora guardate questa roba qui, questi qui sono i messaggi di WhatsApp. La previsione con la tua data di nascita ha lo stesso valore. Il problema qual è? È che può capitare un ciclo negativo, ok, magari non ti esce per 3 colpi, 4 colpi lambata, ahimè, si cambia strategia. Ma ricaricando nel calcolatore il colpo successivo ti esce la previsione. Voglio farvi vedere qui solamente una foto, vediamo se si apre. Non ho capito perché non mi si apre, un attimo solo, facciamo aprire, scusate, perché ragazzi la previsione che elabora il nostro calcolatore, ok, quindi questa è quella pubblica, perfetto, ha lo stesso valore di quella che avete voi, di quelle pubbliche, anzi è meglio forse avere una previsione personale, perché la vostra data vi risponde se seguite il consiglio. Dove lo troviamo? Ah, qui, perfetto, andiamo qui,
Allora, adesso guardate un attimo. Ok. Vi faccio vedere un attimo una cosa. Ecco qui. Allora, nostro amico, grazie Davide, ho fatto un ambetto dopo tanto. Questo qui è il 73. Ambata 73, sempre presente. Questa persona aveva il messaggio di WhatsApp, guardate, di 2 volte fa. Quindi le previsioni sono varie tutte. Devo solamente capire seguire l'ambata o l'ambo. 73, Milano Napoli, vedete, ambata, scritta 2 volte, quindi il numero che... Quando chiede la previsione su WhatsApp, il numero che viene scritto 2 volte è l'ambata principale. Se volete andare a vincere dovete solamente seguirla e coprirvi come c'è scritto giù. 73, 64, 73, 18. Milano-Napoli, guardate. Questa previsione è data il 18 maggio, esce il secondo colpo, 73, 19 e lui fa l'ambetto, ok? Perfetto, guardate, quindi non abbandonate le previsioni su WhatsApp. Hanno lo stesso valore. Guardate qui, questa amica. Desidero farti i complimenti perché i numeri che mi hai dato sono usciti a colpo. Peccato che io non sono riuscito a giocarli. E vabbè, è come aver buttato la fortuna dalla finestra, ma non fa niente. 57-15, questa previsione, eccole qua, data sempre 2 volte prima. Baricaia, guardate, 57-9, 57-15. E a copertura sotto i numeri, vedete, a copertura vuol dire anche estratto. 57-15, Baricaia. Ecco qua, 57-15, data. L'avrà avuta qui la previsione, il 18. Non l'ha giocata, ma la data è buona. Se avete la data che vi risponde, mandate la vostra data su WhatsApp, perché può darsi un ciclo negativo, ci sta di 3-4 volte, magari poi vi esce l'ambata dopo. Ma se la data paga, date la vostra, datecela, noi ve la calcoliamo con il calcolatore dei codici. Quindi scrivete a questo numero e registratevi il numero, ok, non mi stufo mai di dirvelo. 351 96 55238. Questo numero di WhatsApp è gratuito. Qui potete chiedere la previsione con la vostra data, però fatelo se siete intenzionati a giocare domani. Non solo per... anche per vedere, sì, fatelo lo stesso, ma solamente se volete una previsione. Altrimenti vi ho dato Venezia Nazionale e Milano-Napoli. Quindi già avete 2 previsioni pubbliche. O vi accontentate di quelle, che sono sempre buone. Tutte sono buone. Dovete voi capire se volete capire la vostra data per farvi una rendita. Quindi dopodiché... Perché io vorrei farvi accedere a questo calcolatore che sto uscendo, ecco perché. Vi aspetto lunedì, vi spiego le modalità, le novità. Ma nel frattempo chiedetela e vedete che succede. Copritevi anche le giocate, dovete capire come si gioca all'otto. Ma dovete ottimizzare. Per ottimizzare avrete un video che sto preparando per tutti i possessori del calcolatore. E qui poi sarà, ok? Un video fatto bene. Ci sentiamo in questi giorni. Vi lascio il link di accesso alla stanza. Eccolo qua, quindi registratevi con la mail qui nel reparto arancione e così vi prenotate a un grande evento dove andremo a conoscere questa persona che sta monetizzando 1000 euro a settimana. Ciao! Qui giù nel link vi lascio tutto, buon lunedì, buon martedì, ci sentiamo questi giorni, ciao a tutti!